Today, I'm ready to win, but losing is a game. I keep my roots in. I run through blocks, and no matter what's lost, if it don't kill me today, then it makes me strong. My bruises are metals, and so I show my scars. There ain't no light without the shadows. There's no light without a star. I got the rage of a bull, cause life's gotta be full. Get back on your feet and let it loose. and start to fight Bentrovati, siamo alla prima puntata di Family Office. Oggi iniziamo eh, un percorso alla scoperta delle strutture dedicate alle famiglie che dispongono di grandi eh, patrimoni. Cercheremo di capire cosa sono i Family Office, quali servizi offrono, quali sono soprattutto gli strumenti più adatti, più efficaci per proteggere il patrimonio e trasferire la ricchezza alle nuove generazioni. Lo facciamo con eh, l'aiuto di Roberto Lenzi, avvocato patrimonialista, fondatore dello studio. Studio Lenzi Associati, tra i massimi esperti in Italia di consulenza patrimoniale, eh, diritto dei mercati finanziari e finanza d'impresa. Ben trovato, avvocato. Grazie, buonasera a tutti. Grazie intanto per essere con noi. Prima di entrare nel vivo lancerei una piccola uh, pillola video che ci aiuta a capire esattamente di cosa si tratta lo studio Lenzi Associati. Sentiamo. Lenzi Associati è uno studio legale multidisciplinare fondato nel 1990 con ufficio a Milano. Si occupa di consulenza patrimoniale, corporate finance e diritto dei mercati finanziari sotto la guida di Roberto Lenzi, avvocato patrimonialista, socio fondatore e presidente dell'Istituto Nuova Etica, Economia e Diritto. È giornalista pubblicista e collabora con numerose testate. Lo studio professionale assiste sotto il profilo aziendale personale i nuclei familiari che dispongono di significativi patrimoni nella definizione di una strategia finanziaria. Globale, nella pianificazione delle attività di asset protection e dei passaggi generazionali, nell'analisi dei bisogni pensionistici e assicurativi, nella valutazione degli strumenti finanziari e del patrimonio immobiliare posseduto in forma societaria o meno. Rieccoci in studio, Avvocato. Partiamo dalla domanda più ovvia, più banale se vogliamo: cosa sono esattamente i family office? Family office è un termine che è utilizzato nella prassi perché non è normata come figura in Italia e pertanto può prestarsi anche molte volte, mi si consenta all'estrema franchezza, degli abusi di questo tipo di posizionamento. Non sono tutti family office quelli che dichiarano di essere. Non sono tutti family office, così non come non sono tutti i chirurghi quelli che dicono di esserlo. Il Family Office sostanzialmente è una, una struttura che poi vedremo che declinazioni potrà eh, avere che si occupa di eh, offrire un servizio integrato al nuclei familiari di profilo medio-alto, gli cosiddetti High Network Individual. O affluente, cioè famiglie di carattere monofamiliare o plurifamiliare allargate che necessitano di una serie di servizi integrati. Il, eh, questo è un po' il family office. Le caratteristiche fondamentali del family office, la base del family office dovrebbe, dovrebbe essere di due tipi. La prima, la multidisciplinarietà, cioè poter offrire più servizi, non necessariamente tutti, ma un, con caratteristiche di pluridisciplinarietà. La seconda, che secondo me è la più importante, è l'indipendenza del Family Office eh, di fronte a qualsiasi soluzione che viene proposta al cliente. Ecco, lo, lo accennava poco fa, esistono diverse tipologie di Family Office, ci aiuta con una, sì. mh, diciamo una mappa a orientarci un po' sui diversi modelli di business. Sì, il modello di business proprio in assenza di una, norma, di, una, di, di una normazione primaria o secondaria di questa figura possiamo distinguere due macro categorie, poi ci sono delle declinazioni nell'ambito di queste categorie, c'è il family office classico puro che è sostanzialmente una famiglia importante con patrimoni rilevanti che ha organizzato per, i, per, 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 le, per le proprie esigenze di tipo personale, di tipo aziendale, una serie di servizi a disposizione della stessa. Diciamo che è un nucleo rivolto a quella famiglia. Questo è il Family Office puro. Eh, poi ci sono eh, un'altra figura che sono soggetti terzi, il cosiddetto multi-client o multi-family office allargato, che sostanzialmente offre, sono soggetti terzi, professionisti, società di consulenza doc, che offrono alle famiglie, agli, agli network individuali, senza avere dei collegamenti con eh, quelle famiglie, questo tipo di servizi. Quindi li chiamiamo multi-client nella, nella prassi: multi-family office. Multifamily office. A questo punto chiederei alla regia di mandare il primo contributo esterno che abbiamo realizzato. Il nostro Luigi dell'Olio è andato a mh, trovare CFO Sim, che è uno dei family office operativi in Italia. Eh, vediamo prima una pillola con l'identikit di CFO Sim e subito dopo l'intervista di Luigi dell'Olio. Sentiamo. CFO Corporate Family Office offre servizi di consulenza a clienti privati e istituzionali. Si avvale di CFO SIM, società di intermediazione mobiliare specializzata nei servizi di wealth advisory, gestione del patrimonio mobiliare e creazione di prodotti finanziari su misura è in grado di affiancare l'imprenditore anche per la gestione di progetti di filantropia. Abbiamo visto la scheda di CFO SIM ora Torniamo a Luigi Dell'Oglio che ha sentito Massimo Gionso, consigliere delegato di CFO Sim. Sentiamo l'intervista. Dottor Gionso, partiamo proprio dalle basi del mercato. Cosa è un family office? Dare in Italia una definizione di family office è abbastanza difficile e complicato proprio perché non c'è una casistica così precisa come magari più nel concetto anglosassone. Al di là della traduzione letterale che è molto semplice, molto spesso family office viene un pochino più tradotto come well management o quindi attività di gestione di tesoreria di risparmio per le grandi famiglie, anche se in realtà la nostra attività di vero family office spazia attraverso tante attività, non semplicemente quella di gestione di risparmio della grossa famiglia, ma anche quella di dare tutta una serie di servizi aggiuntivi collaterali in quello che può essere identificata la famiglia nel senso di impresa, nel senso di nucleo familiare, nel senso proprio di imprenditoria, di tutti i servizi che possono servire alla famiglia come nuclei familiari e come membri della famiglia e come impresa e come azienda per arrivare a un risultato comune, quindi non solo gestire il denaro non semplicemente dare un risultato economico, ma dare tutta una serie di servizi per l'azienda, che possono essere eh, linee di credito, che possono essere passaggi di quote, possono essere um, tutte operazioni relative a un passaggio generazionale, quindi tutta una serie di servizi collaterali che non si identificano necessariamente ed esclusivamente col well management e quindi con la semplice gestione del risparmio. Molti dei servizi di quali hai parlato eh, vengono forniti anche dalle private bank. In questo caso possiamo dire che è una sorta di private bank dedicata solo a una famiglia. Nel nostro caso è nata come dedicata una famiglia, ma poi si è evoluta in un multifamily office, nel senso che più famiglie si sono appoggiate a noi per questo tipo di servizi. Noi abbiamo fatto una scelta già dall'origine di essere un intermediario vigilato, quindi siamo sotto il controllo di Consob e di Banca d'Italia, quindi i servizi alle famiglie alle imprese li possiamo fornire direttamente senza doverci avvalere di un altro intermediario, questo anche a rispetto tutela della privacy del nostro cliente. Diciamo che noi come. Sim Abbiamo le stesse funzioni di una piccola banca private. L'unica cosa che non possiamo fare sono il credito e i servizi di pagamento. Per il resto, possiamo fare tutto, anzi, oserei dire anche molto di più, perché anche con la nuova divisione che abbiamo aperto un paio d'anni fa, di Equity Capital Market, quotiamo le società. Quindi abbiamo, possiamo avviare tutto il processo di quotazione per le società in borsa, non ovviamente le grandi società, ma nell'ambito delle mid e small cap che si identificano quindi con un imprenditore molto spesso, con una famiglia, quindi senza snaturare assolutamente quella che è la nostra vocazione di Family Office. Siamo di nuovo in studio, avvocato, parlando di Family Office uno dei temi centrali è quello della pianificazione patrimoniale. In questo caso qual è l'approccio corretto? L'approccio corretto, a mio avviso, è, eh, deve tenere conto di una serie di elementi. Innanzitutto partiamo da un presupposto. Non esistono soluzioni standard, Beh, esistono soluzioni che vanno personalizzate a seconda del contesto familiare, diciamo famiglia in senso lato, che noi, in cui noi ci, soviamo, ci dobbiamo trovare. L'approccio deve essere, come ripeto, di natura indipendente e multidisciplinare, nel senso che l'indipendenza deve essere tale per cui il, il soggetto che eroga, l'advisor che eroga, la consulenza non deve avere legami con strutture di, eh, che erogano servizi di investimento o di altra natura, non altrimenti non si potrebbe parlare di indipendenza pura. Ciò premesso eh, direi che eh, ci sono degli elementi di natura soggettiva e gli elementi di natura oggettiva che interagiscono. Soggettiva, perché? Perché ogni imprenditore, è vero che nell'ambito delle famiglie italiane il nucleo principale è l'impresa familiare, però ognuna di queste imprese familiari è portatrice di una storia, è portatrice di valori, è portatrice di eh, conflitti o meno familiari. Ehm, ha dei criteri di riferimento tutti propri e bisogna individuare attraverso un corretto approccio che deve essere sia tecnico che relazionale questo tipo di elementi e questi sono gli elementi che attengono alla famiglia di per se stessa. Poi ci sono degli elementi di natura oggettiva dai quali non possiamo prescindere, per esempio, dove è localizzato questo patrimonio, come è composto, cioè l'azienda quanto rappresenta nel, nell'ambito della famiglia in termini di eh, valore, perché se la famiglia rappresenta l'80-90% del valore dell'interno, intero patrimonio aziendale, ci capiamo che anche di fronte a un trapasso generazionale con le problematiche che ci sono a livello di diritto ereditario, si pongono, si pongono dei problemi eh, di pianificazione in questo senso. Diverso è se l'imprenditore ha un patrimonio allargato in cui l'azienda è una delle componenti. Quindi dire, eh, è molto importante mappare il, eh, la famiglia, capire quali sono gli, gli obiettivi che vuole realizzare come sono i criteri di riferimento, quali sono gli equilibri all'interno della famiglia, perché molte volte per l'imprenditore fa più premio il poter cenare a cena alla sera tranquillamente con la moglie che non magari affrontare un problema di una soluzione nuova, ad esempio in un passaggio generazionale, una qualsiasi soluzione. Ecco, questi secondo me sono eh, diciamo, gli aspetti da tenere in considerazione, poi ci sono altre criticità che attengono a un altro piano. Certo, quindi indipendenza e personalizzazione del servizio sono davvero le due coordinate di riferimento per un servizio assolutamente, di Assolutamente, ecco, ci aiuta a capire anche come interagiscono tra loro gli aspetti finanziari, quindi di gestione degli asset mobiliari, degli asset finanziari, gli aspetti legali e fiscali dall'altro lato? Certo, qui torniamo al, all'approccio multidisciplinare, cioè vale a dire un, un soggetto che eroga un servizio di advisory a una famiglia eh, non può limitarsi a un servizio di natura puramente finanziaria o puramente legale o puramente fiscale, tutti questi elementi devono interagire tra di loro. Eh, e chiaramente ogni famiglia ha anche dei professionisti di riferimento quindi bisognerebbe allearsi con questi professionisti di riferimento per trovare una soluzione integrata eh, bisogna monitorare tutti questi aspetti cioè, non, non ce n'è uno che è sin dall'altro poi soprattutto in Italia dove molte volte il patrimonio familiare è confuso con quello aziendale eh, mh, sono tante le variabili, sicuramente se parliamo di piccole e medie imprese, se possiamo dare un target, non so, 40, 50, 60 milioni di fatturato, esiste un un, un tipo di eh, realtà se andiamo su aziende più strutturate, allora siamo di fronte a aziende magari più managerializzate sotto questo problema, che affrontano il problema magari con una diversa eh, criticità. Ecco, a questo punto chiederei alla regia di mandare il secondo contributo che abbiamo realizzato sempre con Luigi eh, Dell'Oglio. Questa volta è andato a trovare eh, uno dei protagonisti di un altro studio eh, legale, eh, Grande Stevens. Vediamo prima una pillola video sullo studio, poi torniamo qui con Roberto Lenzi. Lo studio legale Grande Stevens, che prende il nome dal suo fondatore Franzo Grande Stevens, offre da oltre 50 anni assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale in tutti i settori del diritto civile, commerciale e societario. Nell'ambito di tali servizi, lo studio si contraddistingue per le proprie competenze in operazioni di Merger Acquisition, diritto tributario internazionale, diritto finanziario e dei mercati dei capitali e infine nel contenzioso giudiziale ed arbitrale. Abbiamo visto la scheda con l'identikit dello studio Grande Stevens, ora vediamo l'intervista di Luigi Dell'Oglio a Michele Briamonte. Sentiamo. Come è il rapporto tra un family office e un grande studio legale come il vostro? Vi chiamano per situazioni spot o un'assistenza di tipo continuativa? Allora diciamo che la nostra storia in questo senso è piuttosto peculiare perché il mio maestro l'avvocato Grande Stevens è, è quello che diciamo io ho ereditato, noi abbiamo ereditato da lui è come legacy e proprio essere avvocati delle famiglie più delle, che delle società. Noi molto spesso ci troviamo a essere avvocati di, delle famiglie, di importanti famiglie pur non essendo talvolta gli avvocati delle società spesso anche quotate e delle famiglie stesse. Quindi diciamo con, per noi è stato un rapporto naturale praticamente eh, io E anche gli altri miei soci allievi del nostro maestro siamo cresciuti con la capacità e l'abitudine a avere a che fare con, questi, con questo tipo di uffici. L'attività che noi svolgiamo a Londra e che recentemente, diciamo dal 2015, svolgiamo tramite il nostro studio che abbiamo aperto a Londra ci ha anche dato un altro, altro cotè, un altro angolo con un angolo più internazionale. E in questo caso, noi siamo stati contattati da family office che avevano attività eh, di diversa di diversa natura. Avevano attività, di, avevano attività di avevano attività di diversa natura e avevano attività uh, già in corso da noi non precedentemente nota e quello che abbiamo visto che per noi usuale è il passaparola ossia il fatto di un'operazione che si è conclusa in maniera positiva, il fatto che uno, una famiglia è contenta oppure uh, uh, si rende pubblica un'operazione particolarmente brillante e sebbene noi siamo molto riservati nel, nel Diciamo proteggere l'identità, viceversa, tra i professionisti e tra le famiglie spesso si parla e questo è successo. Infatti, proprio per questo anche noi a Londra spesso siamo chiamati da persone che vogliono avere eh, il nostro avviso sulla base di eh, paradigmi che si sono già verificati in passato in altre famiglie. Quindi, diciamo che rispetto ad altri settori del diritto, in cui magari c'è un beauty contest, c'è una gara, qui trattandosi di eh, Questioni molto riservate, anche richiesta molta competenza, si va col passaparola. Assolutamente direi che eh, questo è il tipico, il tipico modo di attività, è la tipica attività in cui il rapporto fiduciario personale eh, con il legale è particolarmente pregiato importante, per cui non ho mai visto capitare diciamo, un beauty contest, eh, non ho mai visto anche spesso il fatto che i rapporti con i legali si trasmettano per generazioni, eccetera, deriva proprio da questa, da questa circostanza e dalla circostanza che è molto importante, molto peculiare un rapporto fiduciario perché molto spesso i diritti che vengono disposti e le attività che si svolgono sono di vitale importanza per un gruppo familiare e, e per loro hanno un'importanza tale da essere affidati esclusivamente a persone di cui hanno una fiducia completa. Bene, siamo alle battute finali, abbiamo ancora spazio per un paio eh, di domande. Avvocato, eh, le confesso che alla fine di questa prima puntata non mi è ancora chiaro un punto. Qual è il tipo di famiglia che può avere davvero concretamente bisogno di una consulenza così sofisticata? Beh, sicuramente parliamo di famiglie eh, con un patrimonio di riferimento eh, abbastanza significativo, questo è fuori dubbio. Però, quando noi parliamo di pianificazione patrimoniale, non dobbiamo pensare soltanto a un aspetto di natura patrimoniale in senso stretto o finanziario, dobbiamo pensare anche al patrimonio umano delle persone. Per cui, molte volte si può intervenire anche a cascata su quelli che sono eh, i figli dell'imprenditore, che magari hanno avviato un'attività a livello personale al di fuori dell'azienda e quindi magari sono appena sposati con due figli, forse in quel momento pensare alla tutela del loro patrimonio umano. Ecco, eh, questo è un po' il target. Se parliamo di multifamily office, sicuramente ci rivolgiamo al segmento degli high network individual. Ho capito, quindi famiglie che hanno un patrimonio ingenti. Certo, alcuni, anche alcuni milioni di euro, diciamo. Prevalentemente sì. Perfetto. No. Ecco, un ultimo, un'ultima ultimo, un cosa vorrei chiedere. Eh, abbiamo parlato di pianificazione patrimoniale, quali sono, se ci sono, i limiti giuridici a questa attività di consulenza? Ma, direi innanzitutto: noi dobbiamo pensare che viviamo in Italia in un contesto normativo molto volatile, dove la eh, certezza del diritto è spesso in discussione. Quindi a mio avviso l'approccio più corretto è quello di cercare di adottare nei confronti delle soluzioni che vengono proposte laddove sia possibile un approccio il più flessibile possibile, perché il, lo scenario di riferimento è mutevole e come tale più, più riesci a essere eh, elastico in questo senso meglio è. Non dimentichiamo eh, quello che disse Darwin che disse eh, che non sono le specie più intelligenti le più forti a sopravvivere, ma quelle che si adattano con più facilità ai cambiamenti. Questo è un, diciamo, un concetto che mi permetto di poter utilizzare, ho utilizzato più di una volta perché proprio rappresenta secondo me l'approccio corretto a questo tipo di pianificazione. Questo sotto il profilo diciamo così, istituzionale, sotto il profilo giuridico e fiscale, noi dobbiamo dimenticare che non esistono, laddove tu fai una pianificazione patrimoniale, degli strumenti di protezione patrimoniale, non esiste lo strumento di protezione patrimoniale, esistono degli, delle situazioni. Giuridiche dove tu poni in essere dei negozi giuridici da cui possono derivare effetti di protezione patrimoniale perché? Perché l'articolo 2740 del codice civile eh, dice che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi disposti dalla legge. Questo significa che io non posso adottare una pianificazione per, mh, patrimoniale per frodare un creditore, eh, andare contro le norme imperative dell'ordinamento, posso adottare degli strumenti di pianificazione patrimoniale che, con la giusta causa, dai quali possono derivare degli effetti di protezione patrimoniale. Tanto per fare un esempio molto pratico non posso fare una polizza vita o un trust per frodare i creditori o per ledere la quota di legittima, devo fare un trust con un obiettivo, con una causa economica mh, di un certo tipo, da cui può derivare anche un effetto di protezione patrimoniale. Adesso io ho un po' banalizzato per rendere l'idea del, del concetto. Però no. giuridicamente eh, d, mh, con gli aspetti di. se no la, il, lo strumento viene a essere vanificato, con tutti gli effetti fiscali che ne, che ne, che ne conseguono, che decadono. Nelle prossime puntate avremo davvero la possibilità di entrare più nei dettagli di, di quanto oggi abbiamo solo inquadrato in termini generali. Affronteremo anche alcuni casi studio interessanti che possono riguardare eh, molti di voi. A questo punto abbiamo davvero concluso. Ringrazio Roberto Grazie Lenzi, avvocato patrimonialista eh, fondatore dello studio Lenzi Associati. Ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito. Grazie ancora e alla prossima.